Ciao a tutti ragazzi, sono Karen ed è da stamattina alle 7 che volevo fare questo video, ma non mi sentivo in gran forma. Come sapete, ho degli alti e dei bassi, quindi ho avuto un basso, ma proprio un basso. Ma dopo una bella dormita, perché sono le 5 del pomeriggio, anche se sembra mezzanotte, dopo una bella dormita, proprio di quelle là che ti rinvigorisce, sto usando tutte le energie attuali, quindi il boost che ho attualmente di energia per fare questo video. Quindi andiamo subito al punto, senza perdere troppo tempo, senza dire troppe cacate. Let's go, Min, andiamo al punto. Allora, perché anche oggi un altro video su Tsubasa Zero? Un altro video su Tsubasa Zero oggi non era in programma. La realtà è che oggi, nel toto, avrei voluto fare un video sui Cavalieri dello Zodiaco perché mi state chiedendo dei Cavalieri dello Zodiaco. C'è però da specificare che sui Cavalieri dello Zodiaco sto rimanendo un attimo un pochino dietro, perché negli ultimi 10 giorni super giù da quando è uscito il globale, quindi l'europeo, come cazzo lo volete chiamare voi, sono rimasto un attimo indeciso se iniziare sull'europeo o continuare sul SEA. Quindi sono rimasto un attimo dietro, sono un pochino dietro sui Cavalieri dello Zodiaco e non so cosa fare, non so se continuare sul SEA o andare sull'europeo. Il problema reale è che penso che il SEA non morirà, perché non morirà alla sua utenza, ma a livello di italiani, quindi a livello di gruppo italiano, andrà a morire. Quindi automaticamente giocare sapendo che comunque il gruppo in cui stai attualmente non diventerà più grande, ma andrà soltanto a diminuire, mi fa passare un pochino la voglia. Quindi attualmente sono in uno stato confusionale di indecisione totale e quindi lo sto mettendo un attimo da parte, non sto prendendo neanche i reward giornalieri, non sto facendo niente. Ora, detto questo e tolto questo, ecco perché non sto portando i Cavalieri dello Zodiaco in maniera assidua, anche se lo dovrei fare, visto che ho iniziato 3 mesi fa e penso che, diciamo, so abbastanza cose, arrivato a questo punto della situazione. Ma parliamo un attimo di Tsubasa Zero, che, ragazzi, anche se la maggior parte di voi, cioè la maggior parte di voi, una maggior parte della community dice: "No, il gioco è brutto, è tutto in automatico." Io attualmente tengo sia questo che Dream Team, diciamo, come emulatori aperti. Sto farmando su Dream Team, ma io su Dream Team faccio un click, fa tutta la partita e questo devo fare tutto il giorno. Cioè, oltre per quando c'è la Tsubasa Cup, che normalmente c'è una volta al mese, tranne negli ultimi 2 mesi che non si è capito niente, normalmente io mi sono fatto 2 anni di Dream Team in cui io dovevo soltanto fare gli eventi con la pala e poi una settimana al mese giocavo. Cosa non diversa da cosa fai qua, anzi qua attualmente quando giochi la partita almeno un bottone lo devi cliccare per decidere chi deve tirare. Quindi in realtà se dobbiamo paragonare le due cose, il farming, proprio il farming in sé dello scenario, devi stare attivo su Tsubasa Zero, in cui viene chiamato un gioco in cui non devi fare nulla, mentre su Tsubasa Dream Team non c'è bisogno che sei realmente attivo, fai un click e vai via. Quindi la realtà dei fatti, proprio a sé stante, è che in realtà il farming è più stressante, tra virgolette, devi stare più attivo su Zero che su Dream Team. Quindi in realtà Zero ti fa interagire di più nel farming, in quanto cioè in paragonato a Dream Team. Quindi la realtà è che Zero attualmente ti fa interagire di più nel farming in confronto a quanto ti fa interagire Dream Team. Quindi in realtà il fatto che Zero sia meno interattivo paragonato a Dream Team è una stronzata. Però ok, non fa niente. Brenzola, non facciamo il brenzolo. Era un'idea. Il video non è basato su questo. Tranne il PvP, logicamente che il PvP attualmente qua manca. Oltre il PvP reale, il gioco, secondo me, a livello di farming, anche di modalità, di costumizzazione del personaggio, questo gioco è superiore su tutta la fascia, anche graficamente. Sì, i personaggi hanno la testa di bomba, non sono bellissimi, però, ragazzi, già è più bellino vedere il personaggio che cammina per il campo che vedere il dischetto rotondo che cammina. Non fraintendetemi, io adoro Dream Team, amo Dream Team, sono tornato su Dream Team perché mi mancava, eccetera, eccetera, eccetera. Però devi dire sia il giusto che il cattivo.
Mamma che lab con tutti i soldi che prende potrebbe pure farmi un personaggino 3D che cammina non con la capa gigante deformed, ma un personaggino 3D che cammina al posto di un cazzo di dischetto quadrato, che onestamente il dischetto quadrato ormai mi sa tanto di anni 80, che per l'amor di Dio, per quanto il retro gaming, essere nostalgici sia una cosa bella, siamo comunque nel 2019. Sveglia! Ok, tralasciando questo, io perché ho iniziato questo video? Io ho iniziato questo video perché stamattina alle 7 mi sono trovato davanti un banner proprio. Mwah. Oltre al fatto che hanno praticamente fatto partire questo gioco, quanto? 2 giorni fa, 3 giorni fa, un attimo che sto controllando. Hanno fatto partire questo gioco 3 giorni fa. 3 giorni fa, con un ottimo banner di lancio, impari con il giapponese, che quindi già questo ti fa, diciamo, un attimo attaccare a fare tutti gli scenari, perché cazzo devi avere questi 2 giocatori. Ma stavolta hanno detto fuck you bitch, ti diamo altre scelte, ed hanno fatto benissimo. È una cosa che ti fa attaccare al gioco in maniera ossessiva compulsiva, wow, perché dici cazzo devo farmare di più, devo farmi tutti gli step, ed è giusto che sia così. Hanno fatto una scelta ottima al momento giusto. Oltre ad aver messo quello che è il banner iniziale, che vi ho appena fatto vedere, che ne stiamo riparlando, parlando, riparlando, parlando, riparlando, hanno buttato nel mezzo anche lo step Selezione Amburgo. Selezione Amburgo, sono 3 personaggi ottimi. Allora, il discorso è che Snyder c'è sia in versione tiro, che io ho la versione tiro, quello là con diciamo, con il contrasto, non mi è mai uscito, cioè l'ho scoperto ieri notte che esiste quello col contrasto, che poi è identico esteticamente, quindi non te ne accorgi neanche, dici mi è uscito Snyder, e poi magari ti è uscito quello patacca e quindi ti arrabbi. Genzo è il top portiere in assoluto su tutta la linea. Kals, nelle statistiche delle tier list dei siti giapponesi, mi esce che è tipo quindicesimo. Però parlando con qualcuno che ha giocato su Jap, mi dice che Kals è ottimo. Allora, io ora non so se dirvi è ottimo o fa schifo, perché nelle tier list mi esce quindicesimo. Se parlo con le persone mi dicono che è buono. Quindi nel dubbio diciamo che è mediocre, perché non so quale metro di paragone fare. Nel giapponese, quando ho giocato io al giapponese, che stavo giocando al giapponese di Tsubasa Zero, c'erano i samurai blu, che non sono questi che ci sono attualmente, c'erano i samurai blu. Io ho pullato i Samurai Blue, mi sono usciti tutti stranamente alla prima botta, ho sculato proprio a Goku. E quindi io ho giocato con una squadra dei Samurai Blue, diciamo Selezione Amburgo, eccetera, eccetera, giocatori normali. Non li ho visti per il tempo che è uscito il Dream Festival, è uscita la versione globale. Quindi non ho avuto neanche modo di testare a mano, a pelle, su carta, col cuore, la differenza tra un personaggio normale e un personaggio Dream Festival. Che qua in realtà si chiamano Dream Zero, ma abbiamo capito, cioè, la storia è quella. Ora, guardando un attimo il banner, quindi il banner in sé, il banner praticamente è 5 step. 5 step che andate a vedere, la prima è 2000, chiamiamole 2000 Dream Ball, 2000 Dream Ball, poi 2005, poi 3000, poi 3000, poi 3000. Quindi pian piano vado ad aumentare, non vado ad aumentare in maniera esponenziale, perché comunque 2000, 2005, 3000, 3000 e 3000, quindi non è una cosa esponenziale proprio. Però a differenza del banner con Tsubasa e Misaki, questo al terzo step ti garantisce un personaggio a 3 stelle, che non è detto sia Selezione Amburgo, quindi un personaggio a 3 stelle et capocchiam. Però ricordiamoci che anche se è et capocchiam, se andiamo a vedere i dettagli del banner, quindi andando a vedere i dettagli del banner, possiamo vedere tranquillamente che ci sono le percentuali. Siccome ci sono le percentuali, vediamo tranquillamente che, ad esempio, Genzo sta al 6, Kals 6, Snyder, perché i due Snyder? Esempio, Snyder, abilità tiro di fuoco, Snyder, contrasto dell'imperatore. Però, non. Vabbè, comunque c'è anche Margus, c'è anche Chester. Come possiamo vedere, le percentuali di prendere Genzo o Kals sono più alte paragonate agli altri personaggi. Andando a vedere nello specifico, sono comunque quasi tutte, cioè, tutti quelli là tedeschi sono altini. Perché Gen, cioè tedeschi, perché Genzo non è tedesco, però vabbè, abbiamo capito quello che voglio dire. Amburgo
Genzo Hamburgo è 6, Kals è 6, Snyder è 3. Dopodiché gli altri personaggi del banner scendiamo praticamente sotto, scendiamo a percentuali infime, proprio percentuali infime. Quindi, siccome scendiamo a percentuali infime, ma tutto è possibile, la percentuale che al terzo step esca un personaggio già Hamburgo sono molto più alte. Quindi, in realtà, c'è già la possibilità che facendo il terzo step già prendiamo un personaggio Hamburgo, quindi già prendiamo un ottimo personaggio. Quindi io questo banner, anche se non è un'edizione limitata, perché vada bene, mentre Misaki e Holly sono due personaggi, diciamo, edizione limitata, che però, da quello che ho visto io, dalla versione giapponese, anche se sono, diciamo, edizione limitata, i banner li ripropongono. La differenza è che questi personaggi dell'Hamburgo stanno comunque, da quello che ho visto, anche negli altri banner in generale, percentuale più bassa, mentre nel caso di Misaki e Holly dovremmo aspettare che viene riproposto un banner a tema specifico, mentre questi qua li troviamo nuovamente anche negli altri banner, semplicemente non in retap. Quindi, per l'amor di Dio, la differenza è fatale. Uno devi aspettare per forza il banner dedicato, mentre l'altro devi praticamente l'altro li puoi trovare anche nei banner normali a percentuale più bassa. Attualmente i personaggi Hamburgo sono tra i più forti, perché comunque Snyder con il tiro è calcolato come top giocatore blu attaccante, mentre Benji è totalmente il portiere più forte del gioco in toto, proprio in toto. Quindi i personaggi selezione Hamburgo sono fortissimi, sono ottimi personaggi da avere, anche se sono ritrovabili. Io questo selezione me la sparo tutta, cioè me la sparo tutta. Il problema è che non riesco a portarci un video perché voglio così tanto vedere personaggi nuovi che appena riesco a fare le gemmine mi butto subito, pull immediatamente. Quindi non riesco a fare un video sistemato come una persona che ha un canale YouTube normale dovrebbe fare. Diciamo che se fossi più intelligente, quindi dovessi iniziare a pensare come fare più visualizzazioni, aspetterei. Però siccome sono stupido all'interno, e più che altro gioco perché mi diverte giocare, mi diverte la cosa in sé, come ogni giocatore che freme dalla voglia di voler vedere un pull, un nuovo giocatore, eccetera, eccetera, appena ho la possibilità, pullo, non aspetto, pullo. Poi magari più là inizierò a conservare, quando usciranno i nuovi step, farò il video pull, ma per ora appena riesco a raccimolare quello che riesco, siccome non ho la squadra pronta, appena riesco a raccimolare qualcosa, PAM! Mi butto a cavallo, come ogni giocatore, diciamo, normale. Poi, per l'amor di Dio, c'è chi ha la voglia e la forza di dire se faccio i 6-5 step, i 6 step, quanti ne sono per il banner che vuole fare. Riesco comunque ad attrarre un po' di pubblico, un video carino, e riesce ad avere la forza di volontà di trattenersi, ragazzi. Veramente auguri, perché veramente auguri e complimenti, perché io non riesco. Cioè, l'avete visto su Dream Team, appena facevo 50 Dream Ball, bam, pull, bam, pull. Quindi, assolutissimamente, cioè, in me si vede proprio la cosa del giocatore che vuole giocare, non del giocatore che ha il canale YouTube e quindi deve soltanto fare il video per YouTube. A me di YouTube mi diverte, ma fotte sega, cioè non fotte sega di voi community, perché lo sapete, chi mi segue vi adoro, vi amo, però io mi devo divertire io in primis, dopodiché viene il canale. Siccome attualmente per giocare ho bisogno di nuovi giocatori, non ce la faccio ad aspettare, devo pullare, 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 pullare. E quindi questa penso che sia una teoria logica, penso che una persona, qualsiasi persona sana di mente, ascoltando questa cosa, non può far altro che, diciamo, sorridere, tra virgolette, perché si vede che in maniera genuina a me diverte giocare, sono un giocatore normale. Se fossi una di quelle persone che gli interessa soltanto fare la visualizzazione, eccetera, eccetera, conserverei in maniera seriale e pullerei piano piano facendo un video sistemato come fanno gli youtuber veri. Ma siccome io lo faccio semplicemente per divertimento, questo è il mio modo di essere, questo è il mio modo di giocare. Spero che questo mini video spiegazione trash sia servito a qualcosa. Questo banner secondo me non è da lasciarselo scappare. I personaggi sono attualmente a top, sia Snyder che Genzo, quindi
non lasciamolo scappare. Nel caso in cui c'è bisogno, ragazzi, rerollate, perché tanto è l'inizio, potete rerollare in maniera serena, tranquilla e veloce. Meglio rerollare ora che rerollare dopo, perché possiamo farci ottimi starter ora, che poi dopo magari ci troviamo con tutta la storia buttata, con un account che c'ha un personaggio crociato buono, eccetera, eccetera. Quindi meglio rerollare ora che c'è la possibilità, che poi trovarci dopo con squadre appezzottate e problemi vari. Per questo video è tutto, vi ricordo che c'è il gruppo italiano di Tsubasa Zero giù in descrizione, vi ricordo anche che c'è il gruppo italiano dei Cavalieri dello Zodiaco, sempre giù in descrizione, ormai sono diventato l'uomo dei gruppi, quando apro Facebook ho 42 notifiche tra Dream Team, Saint Seiya e Tsubasa Zero, ormai non si capisce più niente, sono diventato l'uomo gruppo, quindi vi lascio in descrizione tutti i gruppi, quello di Dream Team non c'è bisogno perché lo conoscete. Vi lascio in descrizione tutti i gruppi, vi ricordo di entrare, joinare, parlare e soprattutto parlo con te, Bar del Nabbo, che stai guardando questo video. Tu non devi solo guardare il video, devi entrare nel gruppo e devi iniziare a giocare, devi portare video dove spieghi le cose, perché io sono quello che pulla e tu sei quello che spiega. Quindi, detto questo, ci becchiamo alla prossima.